Di Rosario Parazzolo e siamo al Teatro della Contraddizione di Milano. Allora, fino a domani in scena a Cerimonie. Sì. Cosa possiamo dire di questo spettacolo che fa parte di una trilogia, se voi? Sì, una trilogia preparando. Che è partita l'anno scorso con Ominic e che è proseguita quest'anno con A Cerimonie, e poi ci sarà un seguito il prossimo anno di cui insomma, si saprà più o meno. Ecco, se avremo fortuna. La Compagnia del Tratto nasce nel 2002. Nel 2002, sì. Avete avuto una bella, diciamo, trasformazione. Bella ci ho messo un po', ma ci sono riuscito. Era quella giusta. Sì, per quello ci ho messo un po'. Una bella trasformazione, sì. Anche di intenti lavorativi. Sì. E siete arrivati ad affrontare nuove drammaturgie, nuove musicalità. Sì. Perché questa scelta? Perché? Bella domanda. Perché? Perché? Beh, credo che non si possa dire perché, nel senso che non è stata una cosa programmata. In realtà è nata improvvisamente, o perlomeno c'è stata una ricerca iniziale, una sperimentazione iniziale che è partita dal 2002 appunto. E poi nel 2006, con il debutto del primo spettacolo di nuova drammaturgia, ciò che accade all'improvviso, abbiamo dato virato verso le nuove drammaturgie, coincisa la cosa con la mia scrittura. Insomma, io dal 2006 ho cominciato a scrivere per il teatro appunto nuove drammaturgie, e pertanto da lì è nata questa esigenza poi di mettere in scena gli spettacoli che scrivevo io. Per cui sicuramente c'è stato un percorso sia mio che di Anton Giulio che di tutti gli altri partecipanti della compagnia che ci ha portato verso quella cosa lì. Poi chiaramente c'è stata l'esigenza della scrittura e insieme ci siamo insomma imbarcati in questa avventura che appunto in pochissimo tempo, che dal 2006 ad oggi ci ha trasformati sia come intenti che come punti di riferimento, insomma come tutto, anche fisicamente. Insomma, trasformazione abbiamo detto. In tutti i sensi. Sì. No, la Compagnia del Tratto, non abbiamo forse precisato, non ricordo, è di Palermo. Sì, di Palermo. E il dialetto è una parte assolutamente fondamentale poi del vostro lavoro, in questo caso. In dico, questo caso sì, a voglia. Sì, nella trilogia dell'impossibilità appunto di unire queste due cose, trilogia, mettendo questa U per far intendere il siciliano, il palermitano in realtà, è invece l'impossibilità, perché in realtà parte da una lingua appunto che è così quasi da gran velò, diciamo, poi passare invece a una concettualità che vuole allargarsi, vuole allargare il contesto e vuole diventare diciamo universale, per cui per questo il nome. In realtà poi noi abbiamo esordito con appunto ciò che accade all'improvviso, che era in italiano, anche i tempi stanno per cambiare, che è stato il secondo lavoro in italiano. E poi Ominic e invece A Cerimonie, che fanno parte appunto della trilogia, sono vai. Allora, in scena ci sono due personaggi, sì. Che catapultano anche il pubblico in una realtà siciliana molto forte, in una situazione familiare, sì. Molto drammatica, che non, comunque non risparmia anche degli spunti non comici, ma ironici. Sì, ironici, insomma, un po' che fanno sorridere, sì. Nella loro tragicità. Quasi una clownerie ripresa. A me ha colpito tanto il bianco che voi avete scelto per i volti, come se fosse quasi il simbolo della vostra identità perduta. Sì. Il bianco che ricopre sì i nostri volti, ma tutto quello che è nella scena, gli oggetti sono cosparsi da questa polvere bianca, come congelati, insomma, era proprio l'intento che volevamo dare, questo senso di congelamento, di fermo immagine in cui i due personaggi sono costretti a rimanere in questa eternità che si ripete, insomma. E diciamo che il dialetto è una forma, io dico sempre quando mi si chiede questa cosa, che la scelta di dialetto è una scelta formale, non sostanziale. In realtà ci potremmo trovare cambiando alcuni connotati, diciamo, come linguaggio proprio, soltanto linguaggio credo, in qualsiasi luogo del creato, insomma, non soltanto di quell'Italia, ma in qualsiasi luogo. L'idea era proprio questa, di creare appunto una situazione che apparentemente paresse, diciamo, sembrasse siciliana, in modo tale da allontanare un po' il pubblico, cioè comunque estraniarlo dal contesto. Per poi invece quando si affrontano le tematiche, quando si entra nel vivo della questione, avere questo effetto di risucchio, perché il pubblico si rende conto che in realtà è un fatto che riguarda un po' tutti, non è un fatto siciliano, come spesso magari capita di vedere in questo periodo, che sono delle belle cose, però dove
il senso è la sicilianità. Ecco, io non amo molto questa cosa, nel senso, per me la lingua è soltanto la forma. Infatti opto sempre per una forma molto incisiva, un palmitano stretto, che non fa sconti di sorte. E poi per poi virare dentro la storia, nel tentativo di raggiungere l'universalità dei concetti. Quindi la rappresentazione mette diciamo in primo piano una situazione di attuale oblio, che però in realtà ha la radice in una tragedia successa 30 anni prima, sì. E che ha cambiato totalmente anche la personalità, sì, di questi due. Sì, possibilmente li ha fissati come delle cartoline a ripetere, a ribadire, a riproporre. Sicuramente è un fatto cruento, in realtà il senso più profondo dello spettacolo, insomma, è questa impossibilità della verità, nel senso che quello che si è tentato di fare sulla scena è creare una verità dal nulla, da questo oblio da cui si parte, creare una verità che poi risulta alla fine, nel primo finale, pressoché, diciamo, tangibile per tutti, dove si parla appunto di una tragedia, di un fatto cruento, dove abbiamo una vittima e un carnefice. E dopodiché, nel finale vero e proprio, fermo restando quella verità di cui siamo certi, quindi l'incipit anche nella brochure dice: esiste soltanto una verità, una sola verità, ma nessun modo per esprimerla. Cioè, quella verità rimane, quel concetto di base rimane. C'è stato un fatto cruento di un padre che ha ucciso un figlio. Chi è il padre? Chi è il figlio dei due? Rimane la verità, esiste, ma appena si impatta con la soggettività dei due individui che siamo lì sulla scena, diventa vacua, diventa soggettiva, appunto, pertanto vola, svolazza. E che a prescindere poi da questa tragedia è una cosa che capita anche in situazioni molto più leggere della propria vita, questo di nascondersi, sì, esprimere, per cui insomma... Sì. Ma è nato da qualcosa in particolare o è stato un caso, diciamo, questo argomento? Ma guarda, io non credo, cioè credo che appunto innanzitutto c'è la teoria dell'impossibilità, che io in società possibilista, vogliamo, insomma, i giovani, anche i vecchi, insomma, chiunque, col mezzo di comunicazione più forte che la televisione, ha questa possibilità sempre sbattuta in faccia: tutti possono fare tutto, possono arricchirsi, possono diventare belli, bravi, famosi, dicendo. Mi pareva interessante invece lavorare sul concetto dell'impossibilità, visto che è un po' abbandonato a sé. Pertanto il primo lavoro, Minic, era sull'impossibilità della scelta, che mi pare molto forte in questo momento storico. Toccava tematiche diciamo concettuali, molto invece sempre partendo da appunto questo straniamento iniziale. Invece a Cerimonia volevo trovare un'impossibilità che avesse a che fare con qualcosa di più carnale, di più terreno, che non c'entrasse molto la filosofia, così il concetto nudo e crudo. Pertanto mi sembrava che la verità avesse quei connotati di realismo, di appunto carnalità, di crudezza, che mi servivano. Pertanto mi sono tuffato anche facendomi male tante volte, perché sono tematiche che non ho particolarmente, ma l'ho fatto perché credo che bisogna essere anche coerenti, per cui se ho scelto di trattare l'impossibilità non è giusto trattare quella che mi piace a me, dovrei trattare quella che anzi non mi piace, quella che non sento vicino. Insieme a te in scena c'è Anton Giulio Pandolfo, col quale avete poi avuto anche un grosso successo con un premio che avete vinto, no? Sì. Oltre a questi riconoscimenti, il pubblico poi come vi vede? Come... Male. Vi vede male? Perché uscire non ci riconosce, insomma. No, dice, ma chi siete? No, in realtà il pubblico, innanzitutto voglio dire... Cioè, nel senso, volevo distinguere, sì, il premio critica dal premio poi di gradimento effettivo del pubblico. Diciamo che fino ad oggi abbiamo avuto il secondo, cioè il premio del pubblico. Questo è il primo premio della critica, che non fa sostanza, in realtà. Siamo molto più contenti della cosa che poi ci spinge a continuare il percorso. Volevo dire, insomma, Anton Giulio, oltre a essere coattore, anche co-regista, quindi il nostro lavoro, diciamo, molto dinamico, che inizia
appunto dalla discussione dopo la scrittura del testo, forte, intensa. Poi c'è Francesco Di Fiore, che è appunto un compositore che collabora con le musiche, scrive le musiche, pertanto tutto comincia a muoversi quando queste creatività in realtà si confrontano fra loro. Quindi io ho un merito relativo e un merito dovuto soltanto al pensiero, al concetto, ma poi questo merito, questo concetto, questo pensiero deve essere finalizzato sulla scena. Questo ci tengo a dirlo perché c'è un lavoro dinamico all'interno della compagnia che non riguarda chiaramente soltanto tre persone che sono quelle che si impattano poi con il pubblico, ma che ci permette di fare queste cose senza dubbio. Tutti sono necessari in questo senso. Allora ringraziamo tantissimo Rosario Pazzolo.